storia, signori, che andiamo a narrare è forse un pretesto, però non è certamente quel tanto di niente che siete abituati a veder. Non ci son mariti cornuti, balletti o gattine con gufi. Qui c'è un pellegrino che per un santino a Roma vorrebbe arrivare. Ma il vero vantaggio di questo suo viaggio è quello che riesce a imparare. Cent'anni di storia che è fatta di gloria, di santi e poeti si sa, ma anche di papi e di alti prelati che pregano per la società, per le società, per azioni che rendono fior di milioni, e per uno Stato offeso e umiliato nel poco potere che ha, e dove i ministri da bravi sacristi ci fanno da mamma e papà. Poi c'è l'anno santo che sotto il suo manto nasconde con tanta pietà le nostre magagne, le nostre vergogne, la crisi di una società che si è sviluppata pian piano all'ombra del Vaticano, con storie e vicende di chi dà e chi prende nel gioco dell'autorità, con un concordato che fu nel passato firmato eia eia la. Venite signori, venite compagni, con il pellegrino che va, tra bombe e candele, tutù e ragnatele, a vivere questa realtà. Qui non ci son santi e madonne, ma loro le sante colonne. Non è per chi crede un problema di fede, ed anzi chi crede lo sa, che il regno di Cristo non è al posto giusto, potere non è carità. E quando la beghina si immarita all'uomo dalla mano e al prete il resto, e quando la beghina è maritata per star col prete ha sempre un buon pretesto. Vado a fare la mia confessione, non posso star senza l'assoluzione, quel che il prete può dare a me, tanto è inutile non ce l'hai te. E se il marito mio se ne va ai campi e sotto il sol s'abbrusto lisce il viso, io resto in casa e aspetto l'arciprete che aprirmi sa la via del paradiso. Anche in casa so far penitenza mostrando al curato la nera coscienza. Voi capite il vantaggio che c'è quando il parroco viene da me. Ogni anno nasce in casa un altro figlio con tutti gli attributi del curato. Io dico che è un mistero della fede e mio marito è sempre più beato. Ma se poi io gli chiedo i denari per tutti sti figli che devo sfamare, mio marito mi guarda e mi fa, dal curato tu fatti pagare. Sulla casa che c'ha religione discende dal cielo la benedizione, se il curato danaro non ha, prega i santi e dal cielo lo avrà, prega i santi e dal cielo lo avrà. Aprite bene gli occhi e
sorreggete il cuore, arriva galoppando il sacro iettatore. Ho cominciato ai tempi lontani di Rattazzi, re, parlamento e principi son diventati pazzi. Parlavo pur scrivevo con tono cupo e fosco, uscendo dalla bocca e dal cuore di Don Bosco. Dovevano votare le leggi sui conventi ed io sognavo sempre lutti e presentimenti. Io glielo dissi subito al re di stare attento e di non far passare la legge in Parlamento. Difatti quasi subito moriva la sua mamma, poi la gastroenterite colpiva la sua donna. Il conte di San Giusto anche gli stette male, poi Ferdinando il duca di Genova reale. Il 16 febbraio anche a Giovanni Lanza morì la cara mamma lontano in una stanza. Non è per aver sempre cattiva la parola, ma non doveva fare il ministro della scuola. Vittorio Emanuele, poi principe diletto, moriva poco dopo anche lì nel suo letto. Allora sono uscito dal cuore di Don Bosco, però ho cercato subito veloce un altro posto. Mi sono intrufolato nel mondo dei giornali, su Civiltà Cattolica adesso annuncio i mali. Un giorno che a Milano laici con brutta faccia volevano suonare le campane contro caccia, in sul momento giusto si consuma una corda e chi ci stava sotto ancora se lo ricorda. Pensate a quanti incendi scoppiano per Torino, tra 100 anni circa saranno a Portofino. E qui non sto a narrarvi la morte di Cavour, tutti sapete bene che morte quella fu. Ma il massimo del gusto io lo provai, credete, parlando ufficialmente in veste di gran prete. Sentite quanti lutti, quante disgrazie ancora venivano annunciate dal Papa ad ogni ora, venivano annunciate dal Papa ad ogni ora. Fin del secolo morente, sull'orizzonte cupo e desolato, già spunta l'alba minacciosamente del difatato. Urla la fame, l'odio ed il dolore, da mille mille facce scheletrite, ed urla col suo schianto redentore la dinamite. Siamo pronti sui selciati di ogni via, spettri macabri del momento estremo, sul labbro il nome santo d'anarchia insorgeremo. Per le vittime tutte invendicate, là nel fragor dell'epico rimbombo, compenseremo sulle barricate, piombo con piombo. E noi cadremo in un fulgor di gloria, chiudendo all'avvenir novella via, dal sangue spunterà la nuova storia dell'anarchia. Si affondano le mani nelle casse, crack! Si trovano sacchetti pieni d'oro, crack! E noi per governare come fare? Rubar, 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 sempre rubare. I nostri governator son tutti malfattor, ci rubano tutto quanto per farci da tutor. Noi siamo quei celebri ladron che per aver rubato ci han fatto senator. Mazzini, Garibaldi e Masaniello, croc, erano tutti quanti malfattori, crack! Gli onesti sono loro, i Cuciniello, Bellugio, Litti, Crispi e Lazzaroni. I nostri governator son tutti malfattor, ci rubano tutto quanto per farci da tutor. Noi siamo quei celebri ladron che per aver rubato ci han fatto senator. Se rubi una pagnotta, un cascherino, crack, te ne vai dritto in cella senza onore, crack. Se rubi invece qualche milioncino, ti senti nominar commendatore.
I nostri governator son tutti malfattor, ci rubano tutto quanto per farci da tutor. Noi siamo quei celebri ladron che per aver rubato ci han fatto senator. Noi siamo quei celebri ladron che per aver rubato ci han fatto senator. Pace religiosa noi facciamo e decidiamo di votare il concordato, dato che l'Italia resterà così com'è. Patriottici noi siamo e Machiavelli insegna che la religione della fe per governare un buon strumento è. Ma Marx aveva detto che religione oppio è, e l'oppio serve a governare. Noi lo usiamo per fregare la DC e il suo potere. E poi Bacelli che però Roma vuol salvare dai cosacchi e non capisce, sai che fa, di colpo la scomunica ci dà. Così siamo restati con il con il culo a terra bugerati, mentre tutta la DC ti combinava sto casino qui. Con il concordato tra le ruote la Costituzione per un pezzo ancora non funzionerà. Il meglio è rimandato là, il meglio è rimandato là, il meglio è rimandato all'aldilà. Mi son sognata che il Paolo VI le burla già. Mi son sognata l'aereo in fiamme, il Paolo VI in un falò. Papà Giovanni, tu che sei nel cielo, salva per un pelo quel bravo fiore. Papà Giovanni, tu che sei un santo, ciappel per il manto che il burla già. Mi son sognata, mi son sognata, pareva proprio la verità. Il Paolo VI precipitava per cause ignote che non si sa. Papà Giovanni, che sei tanto buono, fa che il me Paolino il se cupano. Papà Giovanni, tegni il per un'ungia, fa che non defunga quel bravo fiore.
mandesse dada me su svegliata e il Paolo VI le chiancamò in prima pagina di tutti i giornali che scritt che il Paolo ritornò. Scusa Giovanni se ti ho disturbato, ma sono contenta che non cascò. Scusa Giovanni, ti saluto in fretta, vado alla chiesetta che pregherò. Te de un laudamus, te de un kyrie eleison. Papa Giovanni, oltre che dai sogni, salva dai bisogni l'umanità. Roncalli Gianni si è santificato, viva il suo papato di libertà. Te de un laudamus, te de un laudamus, te de un kyrie eleison, te de un laudamus, te de un laudamus, te de un Christi eleison. Ed ecco a voi Don Perignon in una mise bianca in cotone normale di busto arsizio, con merletti e pizzi ai polsi, alla scollatura e all'orlo. Potete osservare le maniche ampie alla Aldo Moro e la pence che sottolinea la vita alta. Si tratta di una mini cotta da non confondersi con una cotta per una Lolita che la casa presenta anche in versione mini mini per il clero francese, tedesco, olandese e per il gruppo Forze Nuove dell'onorevole Donacaten. La versione midi è per l'Alto Novarese, la provincia di Como, il Bergamasco e il Veneto. I pochi modelli in versione maxi sono riservati alla Curia Romana e per i cadeau dell'onorevole Andreotti. Ed ecco un prêt-à-porter molto serio, pur nella sua originalità, per il quale, come potete notare, assume molta importanza l'accessorio. Infatti è munito di borsello da questua con manico telescopico rientrabile, adatto in particolar modo a improvvise situazioni di bisogno. Il modello scherza leggermente sul seno e scarica a terra con un guizzo che diventa fulmine quando viene indossato dal clero dissidente. E per incoraggiare le vocazioni missionarie e sviluppare i contatti con le masse del terzo mondo, ecco a voi il simpatico modello Kerala, ispirato alle famose monache danseuse che portarono una nota allegra in molti conventi italiani. Notate la discrezione del nude look e la grazia del gonnellino mini plissettato. Il modello si può portare anche a piedi nudi ed è completato da un originale copricapo a turbante. Sindona, o birichino che tu sei, Sindona, ma dove hai messo i soldi miei? Sindona, Sindona, chi t'ha permesso di far così? Non era il caso per finanziare mamma di C. Sì, son io che con le azioni in portafoglio della banca pirata finanziaria correvo sopra il filo dell'imbroglio finché non son saltato anch'io per aria. Ed ora in viso ai creditor rido beffardo e le voilà, son qui, mister miliardo.
Le borse sono sempre state la mia gran passione. Prima davo a qualcuno l'imbeccata, poi gonfiavo ad arte qualche azione e ci facevamo tutti la magnata. Io vi arricchisco solo con lo sguardo e le voilà, son qui, mister miliardo. Sperando ancora nel dollaro, come tutti sanno, non lo discuto, ho avuto le mie colpe, ma allora perché mi ha nominato uomo dell'anno quel tale ambasciatore? Come fa? Ah sì, John Gold. Se poi chi di dovere mi ha fermato con ritardo, io che ci posso fare? Faccio il mio gioco, no? Gioco d'azzardo. Ma che volete da me, grigie eminenze? D'accordo, ho perso anche i miliardi vaticani, ma ho finanziato il referendum, le coscienze. E poi, che ve ne frega, pagano gli italiani. Il buco è tamponato, non sono io il bastardo. Io sono un gentleman, mister miliardo. Forse qualcuno di voi, con un pretesto, vuol sapere come si paga il debito e in che taglia. Con l'una tantum o col prestito tedesco? Ve lo può dire in musica solo la banda d'Italia. Abbiamo le mani in pasta dappertutto. Scroc! Cemento, alberghi, banche, acciaierie. Scroc! In tutto il mondo noi mettiamo a frutto perfino i soldi delle opere pie. Noi siamo i governator che ritrovate ognor in ogni amministrazione a fare da tutor. Noi siamo quei grandi operator che girano per le banche in nome del Signor. I nostri investimenti van lontano. Scroc! In USA poi li fanno i cardinali. Scroc! Intanto noi in Italia assicuriamo con le assicurazioni generali. Noi siamo i governator che ritrovate ognor in ogni amministrazione a fare da tutor. Noi siamo quei grandi operator che girano per le banche in nome del Signor. Se poi il governo viene a sindacare, scroc, su quel che il Papa tiene in portafoglio, scroc, se gli vuol far pagar la cedolare, noi solleviamo un grosso gazzabuglio. Noi siamo i governator che ritrovate ognor in ogni amministrazione a fare da tutor. Noi siamo quei grandi operator che girano per le banche in nome del Signor. Noi siamo quei grandi operator che girano per le banche in nome del Signor. Catarrale scorga pro nobis.
scossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti, o popolo, alla